esperienza abbiamo visto che varia come la radiazione. Ma dov'è che entra la radiazione in tutti i calcoli che abbiamo fatto? La radiazione entra perché in realtà il vi ho rappresentato solo una faccia della medaglia, anzi questa non è neppure una medaglia, ma è come dire un tetraedro a tre facce almeno, è un triangolo. Nel senso che l'evaporazione non entra solo nel bilancio della quantità di moto, che è sostanzialmente quello di cui vi ho parlato prima, ma entra in altre due equazioni. Qua ho messo equazione con la massa. L'evapotraspirazione come energia. Questa è una delle formule più famose della fisica, E uguale a mc quadro, questo ci dice, che dice che l'energia è la massa, la massa è una forma di energia, in particolare la quantità di energia che è contenuta in questo cellulare è il suo complesso pari alla sua massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. La cosa interessante è che però non bisogna scomodare la relatività generale per dire che ogni corpo è dotato di un'energia, perché voi sapete dalla termodinamica che ogni corpo è dotato di un'energia interna, che noi qui chiamiamo U. Poi come esplichiamo questo contenuto di energia interna? Siccome mc quadro o come un'altra cosa, dipende da quella quantità di energia che noi pensiamo nelle trasformazioni che stiamo analizzando possa essere messa in gioco. Per esempio, in un caso di un corpo che si trovi a temperatura T, noi possiamo pensare che la sua energia sia composta di due parti. Una propriamente l'energia termica, che ha a che fare con, sulla piccola scala, con l'energia cinetica con cui si muovono gli atomi e con l'arrangiamento degli atomi naturalmente interni. Questa Cp è la capacità termica a pressione costante, come si dice, per unità di volume, capacità termica specifica. T è la temperatura in gradi Kelvin. Più un altro termine che qui ho chiamato genericamente H per V, dove H è l'entalpia di quella sostanza in quella fase in cui si trova. Potrebbe essere l'entalpia del ghiaccio, l'entalpia dell'acqua liquida, l'entalpia del vapore d'acqua o l'entalpia anche di un'altra sostanza. E ρ è la sua densità. Quindi quando io sposto questo elemento da qui a qui, implicitamente ho spostato una energia interna che è pari a che cosa? Alla sua capacità termica per la sua temperatura, che diventa rilevante quando quest'altro corpo ha una temperatura differente, per esempio, ma ho spostato anche una certa entalpia, che se qui fortunatamente non è così caldo da fondere il mio telefono, ma se ci fosse una temperatura molto elevata, si rivelerebbe nel momento in cui il mio telefono facesse una transizione di fase dallo stato solido allo stato liquido prima e poi gassoso, cosa che naturalmente non mi auguro. L'evaporazione evidentemente è uno di questi fenomeni, cioè io ho fatto l'esempio dell'evaporazione del mio telefono, ma l'evaporazione dell'acqua è assolutamente lo stesso, cioè ho dell'acqua liquida, quando si trasforma cambia di stato e in particolare quello che cambia è l'entalpia del sistema, cioè io la massa la conservo, però una parte della massa rimane liquida e quella è l'entalpia del liquido, una parte della massa diventa gassosa e quella è l'entalpia del gas. E in generale naturalmente qui l'equazione dell'energia si può scrivere così. Adesso io mi siedo anche da questa parte e la guardo con voi, no? Allora, qui scrivo la variazione di energia interna. Ho trascurato volutamente
altri due tipi di energia, perché voi sapete anche che è l'energia totale che si conserva, non l'energia interna. In questo caso l'energia totale sarebbe l'energia dovuta alla presenza del campo gravitazionale, per esempio, quindi la forza di gravità, e l'energia cinetica, cioè se, perché questo corpo, se questo corpo si muovesse con una certa velocità distinta, avrebbe un'energia cinetica, diciamo, media, che però noi invece inglobiamo, il nostro corpo è fermo dal punto di vista medio, quindi gli atomi si muovono, ma quindi noi non li vediamo. Quindi ho considerato solo l'energia interna. L'energia interna è composta, appunto, come vi ho detto poc'anzi, dalla capacità termica a pressione costante per la temperatura. Qui ho specificato i pedici, cioè per l'entalpia dell'acqua, per la densità dell'acqua. E quindi vado a calcolare qual è la variazione di energia interna del mio sistema nel corso del tempo. Questo lo scrivo così, equazione differenziale alle derivate parziali, perché presumo che vari anche con lo spazio, per esempio. E che cosa è uguale questo bilancio di energia? Beh, è uguale alla radiazione che entra, perché io di energia quali forme ho? Qui ho tutte le forme di energia più o meno segnate, ho l'energia appunto che si trasferisce per conduzione, per convezione, e per radiazione. Questa è la radiazione, radiazione netta solare, di cui sapete tutto. Indietro che cosa ho? Ho la parte di energia che si trasferisce convettivamente dovuta alla turbolenza e dovuta all'energia termica, dovuta ai gradienti di temperatura. Questo è, se io ho un volume di controllo limitato, come appunto potrebbe essere il mio telefono, gli viene l'energia da qua, ma ne esce anche da sotto. Quindi quel G è esattamente il flusso di calore per conduzione, non per convezione, che avviene verso il basso. Ho messo anche una P, che è l'energia delle precipitazioni, cioè se questo ci sputo sopra, l'esempio particolarmente calzante, perché questo è a temperatura ambiente, diciamo 27 gradi oggi, diciamo 25 da qui dentro, 25 gradi. Il mio sputo, anche se fa schifo, ma lo faccio apposta perché così se no si addormenta, ma non lei in particolare, ma l'uditorio, ha la temperatura del mio corpo che sarà attorno ai 37 gradi, no? Quindi porta, cioè la precipitazione ha decisamente una temperatura che può essere diversa da quella che avviene. In alcuni casi questa energia, flusso, quantità di energia che viene comunicata, termica, è importante, per esempio può in generale far sciogliere la neve, per dire. C'è un'altra parte di energia che normalmente viene sempre trascurata e dopo lo capiamo perché, che è lo stoccaggio di energia nelle piante. Beh, lo stoccaggio di energia, se i fotoni, come prima abbiamo visto, vengono, colpiscono le nostre piante, queste prendono l'energia, l'innesco di una trasformazione chimica che si conduce all'immagazzinamento di materie e di energia all'interno della pianta, che è piccolo rispetto a tutto il bilancio di energia, e questa è la ragione che normalmente lo si trascura, ma è anche assolutamente la fonte della nostra vita, per cui è estremamente importante. Se andiamo ad applicare la derivata nel tempo a questi due termini, cosa abbiamo? Beh, questa la possiamo considerare una costante, benché associata alla presenza di quella fase e non di altre fasi. Ma la presenza di quella fase noi la andiamo a misurare andando a calcolare la variazione di densità dell'acqua nel volume di controllo nel tempo. E questa è esattamente l'acqua che mi va via nel tempo, è esattamente l'evaporazione. Quindi questo termine qua mi diventa, questa è la massa dell'evaporazione, questo termine qua mi diventa qualcos'altro che vado a specificare dopo. Lo vediamo in seguito.
Questa può essere una rappresentazione piuttosto complicata del bilancio di energia, che ho preso da una presentazione di questo da Feng Hui, che è un ricercatore che si occupa appunto di ecologia e di cicli trofici, apparentemente molto bravo. E vedete, qui c'è il bilancio di energia, la radiazione solare che viene giù, che poi ritorna indietro in varie forme. Se voi andate a vedere gli elementi in cui torna indietro, viene giù 100, non torna indietro 100, perché una piccola frazione rimane persa qua, viene stoccata in varie forme. Poi, se con un po' di pazienza, questo è un esercizio, provate a farlo voi, perché sennò qua mi si serve un'ora per leggere questo grafico, ma se voi seguite le frecce, vedete dove le varie parti di questa energia poi si esplicano e si suddividono. Un altro grafico, ugualmente significativo sui bilanci di energia, è sempre questo. Compaiono sempre i termini che vi ho messo prima, qui compaiono anche quei nomi più o meno che mi sono noti, con la differenza che qui davanti all'evapotraspirazione non ci ho messo H ma ci ho messo lambda. Poi vi spiego che cos'è. Anche qui compaiono la precipitazione, come vedete, la radiazione, cioè quindi in realtà l'equazione che abbiamo scritto di conservazione dell'energia di prima si applica poi ai vari ambienti, a seconda di che cosa c'è nei vari ambienti, la posso ulteriormente decomporre in parti. Certo è che l'energia totale si conserva, l'energia totale, non l'energia interna come ho scritto io, in alcuni di termini per noi almeno rilevante aggiungere l'energia gravitazionale, che è rho g z. L'equazione precedente, dunque, quelli lì erano alcuni esempi che andavano mostrati, si può scrivere come questo, dove ho riportato al secondo momento quel termine che prima avevo scritto come HW del rho V su dt, quindi diventa con il segno meno, è l'acqua liquida che si trasforma in vapore. E in realtà ho definito quest'acqua lambda qua, dove il lambda, questo lambda è esattamente la quantità di è la differenza tra l'entalpia del vapore e l'entalpia dell'acqua. E qui ci sono un sacco di giochi di questo tipo qua, no? L'entalpia dell'acqua in questo caso viene presa uguale a zero in realtà, però l'entalpia del vapore viene presa diversa da zero, quella che rimane viva qui è la differenza. E quindi noi stiamo trasformando dell'acqua liquida in acqua di vapore che ha un'entalpia maggiore, e quindi ci stiamo privando di una parte di energia, stiamo privando di una parte di energia del nostro sistema. Questo spiega peraltro le curve di prima, perché da dove compare la radiazione e compare contemporaneamente l'evapotraspirazione. Beh, noi questa equazione la potremmo scrivere tutta anche in forma di lambda e t, dove t è la massa evaporata e lambda, se la moltiplico per il calore latente di vaporizzazione, ottengo l'energia che corrisponde alla massa che ho evaporato. E quindi quella, anche questa qua, che è l'equazione dell'energia, mi diventa l'equazione un'equazione per l'evapotraspirazione. E come la mettiamo? Abbiamo due equazioni, entrambe che mi devono dare la stessa cosa. Devono essere, come la mettiamo? Entrambe devono essere soddisfatte in contemporanea. Cioè, quindi, e questo fa sì che che la nostra evaporazione sia dipendente anche dall'equazione di energia. L'energia solo, e l'evaporazione può essere limitata dalla presenza o meno di energia sufficiente.
solito quell'equazione lì non la vedete scritta come l'ho scritta io, perché si sono trascurati un sacco di termini, trascurano un sacco di termini. E poi anche esattamente come la scriviamo dipende dal volume di controllo che stiamo considerando. E la prima approssimazione che si fa, viene detto, consideriamo uno stato stazionario. Considerare uno stato stazionario significa che la variazione di temperatura nel tempo è zero, il che non sembra tanto realistico nel fatto, con il fatto che si ha a che fare con la, con l'evaporazione, perché durante la giornata cresce l'evaporazione, cresce il bilancio di energia e la temperatura cambia. Stamattina alle 8 c'erano 17 gradi, adesso fuori ce ne sono 30. Io credo che questa approssimazione si possa fare con un'interpretazione leggermente diversa, e cioè che la variazione di temperatura comunque è così veloce che noi possiamo trascurare gli intervalli di tempo in cui questa avviene. Possiamo pensare all'evoluzione come della prima approssimazione, come degli stati successivi in cui, cioè, il T avviene, diciamo, in un attimo, anche se non è così, tutto il resto invece si compone meglio. Per cui voi spesso l'equazione di bilancio dell'energia la vedete scritta così, in cui si trascura appunto il termine di variazione della temperatura. Però evidentemente questo parte ha importanza. Ma perché si è trascurata? Perché è trascurata nei libri di testo quella, quel termine lì? Anche perché questi qua, tutti questi, perché è comodo trascurarla, anche se il risultato, perché questo lo metto a zero. Questa è la, l'energia delle precipitazioni che in qualche modo la misura. Il calore latente con due termometri posso tentare di misurarlo. La radiazione la misuro con un piranometro e quindi cavolo, mi calcolo il lambda T e mi calcolo l'evapotranspirazione. Però non è detto che sia corretto. Corretto a farlo. Vabbè, qui tutte note che vi invito a leggere. Quello che possiamo concludere è che appunto l'evaporazione deve anche esiste quando c'è abbastanza energia per poterla attuare. E in particolare nel grafico che avevamo visto prima della traspirazione abbiamo visto che tende proprio a seguire l'andamento della, della funzione radiativa che quindi va a comporre il quadro, no? Ed è questa linea ultima che abbiamo aggiunto. Bisogna che ci sia energia disponibile perché avvenga una radiazione. A noi questo pare ovvio, ma non pare ovvio alle piante che vivono in prossimità del polo nord, per esempio, visto che l'energia, le mancanze di energia lì ne soffrono, mentre quelle che vivono in Africa o in Sud America, no, in Sud America no, ma in Africa possono avere problemi con la quantità di acqua, quelle hanno problemi con la quantità di energia. Che ci sia un gradiente nella pressione di vapore mi derivava dalla storia vecchia che abbiamo già trattato, cioè quella in cui l'evaporazione si guarda, pensare al trasferimento della quantità di moto. E quindi anche conseguentemente anche alla presenza di vento e di turbolenza. Se poi tutte queste cose le mettiamo insieme con un dato digitale del terreno, tutto questo diventa molto interessante perché per esempio questo, vediamo se qualcuno lo riconosce. Forse c'è scritto anche da qualche parte. Perciò c'è scritto FOS Grand e qualcuno potrebbe dire qualcosa. C'è qualcuno, Baselga di Pinè, Lago della Serraia, e questi sono i due versi, qua c'è Baselga e qui c'è Lago delle Piazze. Questo è un versante, questa è una figura a cui siamo, io e alcuni altri siamo molto affezionati.
La radia, questa è l'evaporazione misurata in watt su metro quadro, non misurata su in massa in questo caso. E vedete qui cosa conta? Conta l'aspetto della quota, perché i punti più in alto, per esempio, hanno una radiazione diversa perché c'è meno atmosfera sopra la testa. Conta l'esposizione, perché a seconda di come arriva la radiazione, e durante le ore del giorno cambia, e durante le stagioni cambia, tutto questo. Conta l'effetto della quantità di suolo, perché non si vede, ma l'effetto della quantità di suolo qui è un proxy, come si dice, è un indice, una quantità che spiega il contenuto d'acqua del suolo. Cioè, se non c'è suolo, non ci può essere neanche contenuto d'acqua del suolo. Ovviamente, ci sarà il contenuto d'acqua nelle rocce, però è un po', le rocce hanno porosità diversa, ce ne può essere di meno di contenuto d'acqua del suolo. Non a caso le piante vivono sul suolo e molto più difficilmente sulle rocce. C'è l'effetto del tipo di copertura, in particolare là dove c'è il lago, qui, che evidentemente l'evaporazione è quasi massima. Quasi massima perché non è detto che sia massima, perché ci sono magari, non in questa situazione, ma in altre situazioni di cui tutte queste variabili si combinano, in cui evapora di più da qualche parte della superficie piuttosto che dall'acqua. Sì, e poi sì, qua sono comunque zone bagnate, invece l'effetto della convergenza della topografia, perché pur non essendoci il lago, lì c'è una zona non paludosa, ma comunque in cui il contenuto d'acqua è perfetto. Dunque ci sono tutti questi aspetti. Brevissimamente c'è un'altra situazione che voglio presentare, che è quella in cui che ci manca ancora, della conservazione della massa, legge di conservazione della massa. Questa è semplice, la variazione del volume della certa quantità è uguale a quello che entra meno quello che esce, ma anche prima era l'energia quello che entra meno quello che esce. In questo caso la variazione di volume d'acqua, dopo questa equazione la possiamo scrivere in tanti modi diversi, è uguale alle precipitazioni meno l'evapotranspirazione meno i vari tipi di deflusso che si possono generare. Quindi anche, questa è una cosa che non ci doveva essere, ma tirate una riga su questa cosa qua. Quindi l'evaporazione entra anche nel bilancio di massa. Questo era abbastanza chiaro perché ve l'ho detto in tutti i momenti, in questa parte. Quindi entra nel bilancio della quantità di moto, nel bilancio dell'energia, nel bilancio di massa. E tutti e tre questi fattori concorrono a formare quello che è l'evapotranspirazione complessiva, e l'evapotranspirazione deve soddisfare questa tre equazioni, cioè che la massa si conserva, l'energia si conserva e la quantità di moto si conserva. Quindi in realtà è solo risolvendo tutte le tre equazioni contemporanee che si ottiene la risposta corretta. Cosa che sembra ovvia, ma se noi ci limitiamo a osservare solo l'equazione di Dalton, noi possiamo evaporare anche laddove non c'è acqua, perché nell'equazione di Dalton non c'è nulla che limiti la massa di acqua. Questo ci viene dato solo dall'equazione della massa. Viceversa, eppure nell'equazione di Dalton, come vi dicevo prima, non c'è nulla che abbia direttamente a che fare con l'energia. Quello mi viene dall'equazione dell'energia, e se non ho abbastanza energia non evaporo, non traspiro abbastanza. E questo non avrei finito rispetto a quello che volevo fare oggi, ma siccome le cose che vi voglio raccontare sono piuttosto complicate, ve le racconto nell'automatismo.